L'uomo che ha chiesto un selfie a Maria De Filippi presso la camera ardente di Maurizio Costanzo non si è pentito. La cosa triste, secondo l'opinione pubblica, è che qualcuno, non curante del contesto, si sia lasciato trascinare dalla foga davanti all'opportunità irripetibile di scattare una foto con un VIP. A raccontare un retroscena sull'accaduto è il quotidiano Repubblica. A quanto pare l'uomo in questione sarebbe salito su un treno partito da Roma in direzione Torino, nella sera di domenica 26 febbraio, ed è lì che qualche poltrona più avanti avrebbe intercettato Michele Dalai, amministratore delegato della squadra Z Rugby, che ha raccontato l'episodio sui social. Quando sono salito stava piangendo. Lui e alcuni suoi parenti sono stati tutto il tempo a parlare in modo ossessivo di quanto accaduto. Aggiunge Dalai, che non era al corrente della polemica scoppiata negli ultimi giorni. Piangeva, rideva, era un mix di emozioni. Non si era pentito del gesto, ma non perché fosse una persona cattiva. Piuttosto, mi è sembrato inconsapevole. Uno che davanti all'impulso di vedere un VIP non ha resistito e ha comunque chiesto un selfie non considerando il contesto. Ecco, io su questo mi soffermerei a pensare sul come siamo arrivati qui. Lo chiamavano amici, parenti, erano tutti eccitati e allo stesso tempo spaventati per via degli insulti e delle minacce che gli arrivavano dai social. C'è chi gli ha proposto di monetizzare il tutto, ma lui si è rifiutato. Faceva ipotesi sulle cose che gli sarebbero potute accadere ora, che era finito al centro dell'attenzione.